Il carnevale monfalconese non finisce mai di stupire e oggi presentiamo la sposa che si chiama Lisa Piran. L'avrete già vista per televisione perché è rimasta fra le prime 10 di Miss Italia. Ciao Lisa, come stai? Tutto bene, grazie, che Sei piacere. contenta di fare questo ruolo? Tantissimo, è per me un onore perché io sono molto legata alla mia terra, alle tradizioni, alla cultura della mia terra e quindi interpretare questo ruolo e partecipare al Carnevale di Monfalcone per me è veramente un onore, sono molto contenta. Esatto, Quindi è una bisiacca doc di di Staranzano. Staranzano, Che cosa hanno detto la mamma e il papà? Contenti, contentissimi, soprattutto il papà. Bisiacco doc doc ha detto subito: sì, accetta subito, immediatamente, contentissimo. Sì. Senti, quando tu hai fatto il concorso di Miss Italia, che ti sei classificata fra le prime 10, hai fatto un discorso sulla bellezza delle donne. Ecco, questo è un periodo un po' particolare con tutto quello che succede. Che cosa ne pensi di questa cosa? Esatto, io ho fatto questo monologo proprio perché per me tutto ciò che ruota intorno alla donna, ai valori della donna, la violenza contro le donne è importantissimo, soprattutto appunto in questo periodo qui. E infatti il mio monologo parlava proprio degli stereotipi, dei pregiudizi che ruotano intorno alla donna, che portano poi anche alla violenza, e quindi ho voluto dare voce, insomma, un po' a tutte le donne sul palco di Miss Italia. Ecco, come ti senti a fianco del nuovo Anzoletto Costier, che è un ruolo importante? Eh sì, il mio nuovo sposo e sono molto contenta. Sicuramente vivremo una bella vita da sposati assieme. Passiamo allo sposo Anzoletto, Franco Ongaro, è contento della sposa? Accipicchia, quando l'ho vista sono ringiovanito di 30 anni. Ecco, secondo te, prendere questo testimone importante dopo tanto di Orlando Manfrini, che cosa ti comporta? Anzitutto comporta un impegno estremamente serio da parte mia, un'attenzione al ruolo che deve avere Anzoletto, perché Anzoletto è la voce del popolo, la voce della gente semplice. Come diceva Lisa, è una tradizione la nostra e queste nostre tradizioni non sono buttate lì a caso. Se durano da così tanti anni, tanti decenni, centinaia d'anni, significa che hanno un'importanza. L'importanza proprio è quella di conoscere, di mantenere la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma soprattutto i nostri valori. Questo è il ruolo di Anzoletto e anche quello di ricordare a chi ci governa che ci sono tante cose ancora da fare. Una battuta anche per il notaio inossidabile. Eccolo. Inossidabile. Che cosa ti ha chiesto l'assessore alla cultura Fasano? Allora, l'altro giorno che si parlava appunto della coppia che dovrà parire il martedì grasso, l'assessore mi ha chiesto: ma la sposa, sto anno, la Sebella? Insomma, è così. L'ho un po' demoralizzato perché non volevo ovviamente svelare la realtà, perché sappiamo tutti e vediamo che la bellezza non manca. Ti posso aggiungere una cosa, li ho fatti incontrare prima. Sono rimasti stupiti, lui per un motivo, lei per un altro. Lui perché è rimasto sorpreso per la bellezza, lei il contrario, no? E ti posso dire, visto che sta andando ormai per la maggiore, non è più una novità, questo è proprio un matrimonio combinato. Abbiamo preparato tutto quanto in casa per poi farli apparire insieme. Sono sicuro che andrà bene. Evviva il carnevale monfalconese! Sempre! Ciao! Ciao! Viva!